E fissato per il 31 dicembre alle ore 9 nel casello dell'Aquila Ovest, l'appuntamento per la manifestazione contro il rincaro pedaggi. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il caro pedaggi e per la sicurezza sulla A24 e A25 si dicono indignati per il silenzio del Ministero dei Trasporti e la totale indifferenza agli appelli e alle richieste di incontro rivolte al ministro Toninelli, hanno così deciso di tornare a manifestare nei caselli autostradali. Il nuovo anno è ormai alle porte e con esso è sempre più vicino lo spettro di un nuovo salasso di circa il 19% per i cittadini. Nel corso di quest'anno di proteste, gli amministratori locali hanno assistito a continui cambi di rotta e promesse che ad oggi sono ancora puntualmente disattese, denunciano. Il ministro Toninelli però non ci sta ad essere diventato oggetto delle critiche dei sindaci abruzzesi. Il ministro sottolinea che il governo stia lavorando per cercare di evitare gli aumenti dei pedaggi autostradali e sottolinea che i sindaci che oggi protestano sono coloro che rappresentano i partiti che guidavano l'esecutivo negli anni passati e che ne hanno consentito che i gestori autostradali mettessero le mani nelle tasche degli italiani. Ma dove erano quando lo Stato lasciava gli utenti delle autostrade in balia dei gestori? Si interroga Toninelli.